Sono qui con noi Daria Graziosi e Salvatore Esposito. Eccoci, ma buonasera! Buonasera, buonasera a tutti per una serata, un'altra puntata di Parlami di te veramente strepitosa. Io direi, insomma, che anche forse inaspettata, vero Salvatore? Sì, anche perché si prevede una serata muy caliente, muy calda. Ma prima facciamo entrare il nostro glossario Paolo Saia. Meraviglioso. Eccolo! Ciao a tutti e ben ritrovati anche questa sera con un ospite molto speciale. Quindi, a differenza delle altre volte, abbiamo una grande star internazionale, ma per quanto riguarda il cinema hard, quindi ci racconterà tante cose che non sappiamo, quindi prestate attenzione perché ne sentiremo tante, quindi delle belle. Quindi possiamo già anticipare il nostro ospite, perché essendo francese, i francesi appunto hanno la Gioconda in prestito, noi questa sera abbiamo in prestito una star appunto internazionale, quindi ladies and gentlemen, Monsieur Christophe Clark, via con la scheda. Christophe Clark è nato in Francia, a Nizza, il 9 febbraio del 1958. Ha iniziato la sua carriera come attore agli inizi degli anni 80 e dal 1994 è anche produttore. Durante la sua carriera ha collaborato con alcune delle più famose attrici hard come Cicciolina e Moana Pozzi ed è stato anche definito come il più famoso attore porno francese di sempre. Dopo aver lavorato con nomi importanti del settore dell'hard come Marc Dorcel, si trasferì a Budapest nel 1991, dove stabilì la sede operativa della sua casa di produzione, Euro Angel. È stato il primo produttore straniero a girare film hard in Ungheria e a distribuire i suoi film, ottenendo una grande popolarità anche negli Stati Uniti. È qui con noi Christophe Clark. Eccolo! Ma buonasera! Buonasera a voi! Benvenuto a questa trasmissione, a questo programmuccio. Noi siamo veramente molto felici di averti qui con noi, Christophe. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, perché sappiamo che lui è per certi versi anche un po' social, a volte è anche un po' solitario, quindi questa intervista è proprio, rappresenta un'esclusiva per quanto riguarda... Un po' solitario, ma quando si va dall'Italia... Mi piace tutto. Da voi mi piace tutto, da voi. Bene. Iniziamo con il piede giusto, quindi direi, sicuramente, no? Allora, la prima domanda che ti faccio è come sei entrato in questo mondo hard? Sì, perché sono entrato dentro questo bellissimo mondo che ha fatto sognare tanti. Lavoravo a Ibiza, sì, ero giovane, lavoravo a Ibiza e davo per strada bigliettine per le discoteche alle ragazzine, ero giovane, ho iniziato quando avevo 15 anni, 16 anni, 17 e quando ho avuto 18 anni, 19, penso, incontrato una persona che si chiamava Gabriel Pontello era, sì, bellissimo, il super sex in Italia, uno dei primi che ha fatto questo lavoro, un bel uomo, molto bravo, molto simpatico, e mi ha detto: abbiamo bisogno di te. L'ho incontrato a Parigi e ho iniziato con lui. E... Quindi è stato lui che ti ha scoperto, diciamo, no? Che ti ha estradato, sì, su questo cammino, ecco. Sì, un bravo uomo.
E sono andato subito con lui in Italia perché lui faceva Super Sex con il giornale. Okay. I giorni prima, il porno di oggi è cambiato, ma una volta era così. È molto diverso, sicuramente. Molto diverso. Molto diverso, sì. E in Italia ho iniziato uno dei primi a fare questo mestiere. E ho conosciuto tutte le vostre star. Che erano... non ci arriviamo, poi ci arriviamo. Salvatore, sì. Sì, anche perché voglio sapere, ma quali erano gli attori che ammiravi prima di entrare nel business? Allora, quando ho iniziato c'era una squadra francese, perché sono i primi, penso, che hanno fatto questo mestiere, che hanno iniziato nel 1975, sì, penso. E Gabriel, uno che si chiamava Richard, uno che si chiamava Jean-Pierre, uno che si chiamava Alban. Alban veniva di Monte Carlo, un bel gentleman che già conosceva la vita. E ha visto Christophe, questo è John Leslie, questo è un grande, poi parliamo di lui, perché per me John Leslie è il più grande che l'ho conosciuto, sicuramente sì. Allora Alban ha visto Christophe e ha detto: Christophe lo voglio con me, e mi ha fatto viaggiare dappertutto con lui all'inizio, nel 1980, 82, 83 abbiamo iniziato a viaggiare dappertutto. Una grande avventura, quindi, no? Una grande avventura la potremmo definire. Ah, sì, no? Sì. Io subito sono andato con la gente che aveva questo mestiere in mano e mi hanno dato tanti amore, tanti fiducia, tanti amicizia, bravi, anche le donne che facevano questo, le ragazze che facevano questo mestiere, erano 10 in Europa, famose, 10, no, adesso c'è un sacco, 10 erano. Okay. E bisogna dire che ero carino, simpatico, non ero una bestia di sesso, il sesso poi l'ho imparato dopo, ma quando sono arrivato tutti ero molto impressionato da tutto, perché le donne erano molto belle, ero molto giovane e ero timido. È curiosa un po' questa cosa, perché di solito c'è gente che farebbe carte false, no, per entrare in questo mondo, in questo business, invece tu eri in discoteca, insomma, alle Baleari, e lì invece t'hanno cercato e t'hanno trovato. Senti, sì, un po', ma nella tua carriera sei stato accreditato anche come Silvio Bello e Christophe Clark, che sappiamo sono degli pseudonimi. Sì. Ma come mai hai scelto questi nomi? C'è una ragione dietro? Beh, i miei amici mi chiamavano Christophe nella vita privata. E un giorno a Parigi, con una grande produzione, mi hanno detto: ma tu hai bisogno di un nome? Giovane, beh, vengono tutti questi nomi americani, tutto, di film normale, per dire. Ho scelto Clark. Christophe Clark. Un po' come Clark. E sono rimasto Christophe Clark. Senti, no. Ma una domanda, no? In un lavoro come questo ci si può innamorare delle partner con cui si lavora? Sì. Ti è capitato? Sì. Racconta. Io non mi vergogno di dirlo, perché adesso non sono più giovane. Io sono sentimentale. Io sono anche adesso alla mia età sono sempre, uno nasce sentimentale, uno non è sentimentale. Certo. Uno non può diventare una volta sì, una volta no. Boh, no. Io ero sentimentale. Allora vi dico una storia. La prima ragazza che ho incontrato in Ungheria si chiamava Beata. Era una diva, una
bellissima ragazza, subito ci siamo messi insieme, ero un po' geloso, normale, perché boh, vabbè. Uno sentimentale deve essere geloso, se non è sentimentale non sei geloso, io ero geloso. E vi dico una storia, una volta sono con Rocco, siamo in Spagna, lavorare per un tedesco e gli dico, oh, sai, Beata fa delle foto per Playboy, tutte queste cose, ma lei non faceva le foto per Playboy, ma io non lo sapevo, lei lavorava, io ero in Spagna con Rocco, lei lavorava in Germania, okay, con della gente. E c'è un francese che me l'ha detto, che mi ha chiamato, che mi ha detto, Christophe, ti devo dire, perché tu sei molto innamorato di lei, lei sta lavorando. E ho capito che essere sentimentale nell'hard non va bene. Eh no! Ho imparato. La ragazza di cui parli, che si chiama Beata, era accreditata anche come Deborah Wells o era un'altra? Sì, Deborah Wells, sì. Ok, sì, è una grande modella ungherese, a parte che va bene, Ungheria, tutte modelle. La prima. E non siete più in contatto? Come? Siete rimasti in contatto? No, non l'ho più visto dopo. È strano perché è vero che con tanti non ci vediamo dopo, perché le strade vanno a destra, a sinistra, ma penso che ha una famiglia, penso che ha fatto la sua strada, ecco, ha preso sì. Un'altra strada. Senti, sì. Christophe, ma tu con quali colleghi e registi ti sei trovato bene a lavorare? Ne ricordi qualcuno che ti è rimasto, che porti ancora oggi? Ma mi quello che ti è rimasto di più, quello che ti porti più nel cuore? Allora, che hai condiviso tante cose. Io lavoravo in Italia, in Germania, in Francia, erano i tre paesi molto importanti, e quando gli americani venivano, mi chiamavano, organizzavo delle produzioni, facevo tutto. In Italia iniziamo perché la mia madre era italiana, il mio nonno anche. In Italia mi sono trovato bene con tutti, perché ho avuto questa fortuna di iniziare con Ilona Staler, Cicciolina, che è venuta con a Parigi, più famosi, sicuramente con quelli più famosi, no? Io devo dire, qualche volta diciamo la quantità, io posso dire ho avuto la quantità e la qualità, certo. Perché ho lavorato con i più famosi che c'è nel mondo. Certo. Allora, certo. Dicevo che in Italia Cicciolina mi ha molto aiutata, perché iniziava perché lei veniva di un'altra vita, ha fatto un po' di soft, tutto, e quando ha iniziato a fare questo mestiere l'ha fatto alla grande, con una bella squadra di amici che erano Moana Pozzi, Ramba e altre ragazzine, e mi hanno scelto a me e un altro francese. Dopo è arrivata, sì, bellissima Moana Pozzi. Sì. Bellissima, penso che non c'erano tutti i ritocchi, no, a cui si ricorre oggigiorno, quindi lei, la sua bellezza era proprio nature, no? Così com'era. Lei c'è una Moana Pozzi nel mondo, non c'era una, ci sono belle ragazze, ma lei aveva qualche cosa di più. Mi ricordo che una volta Moana, dopo un servizio di foto, io facevo la doccia e tutto, volevo andare a casa, è venuta così, mi fa, Christophe,
ti va bene se ti porto da mangiare a Roma stasera? Oh, vi dico la verità, ero così. Comunque io quando il lavoro era finito, non mi prendeva la testa di dirlo, ho conosciuto, ho fatto l'amore con lei e tutto. No, prima eravamo amici, C'era ma molta solamente reciprocità. della vedere così mi dire: ti porto da mangiare, Cristof, ci viene a cercare. Oh sì, grazie, grazie. È venuto con un cabrio 450 Mercedes rosso. Siamo andati a Roma, ero così. Mi ha presentato tutta la gente, mio amico. Penso che una delle uniche ragazze che ha portato dentro questo mestiere qualcosa di nuovo. Era veramente un'attrice di Hollywood quando, scusate, una voce non era la ragazzina di Romania o della Ungheria, era una donna favolosa, una classe incredibile, poi parlava bene. Comunque, Cicciolina e tutta questa squadra, tutti questa ragazza erano molto educate, molto. Bisogna sapere che questo mestiere non è un mestiere di porco, eh? La gente c'ha classe, c'ha, boh. Abbiamo deciso di. È una scelta. È È un una buon scelta. pomeriggio, no? Sì, abbiamo deciso di dare alla gente un po' di sogno, perché guardare un film porno è un sogno. Uno deve guardare il film X, cioè il porno, così come un sogno di vedere Certo. delle belle donne che godono con dei maschi, è un mestiere, è un Sì, gran è un mestiere mestiere. il porno, non è una cosa che si fa così, boh, può darsi Senti, che è Chris, cambiato. quanto è difficile fare un film porno? Quanto è difficile? Ma molto, Perché alla mia. io non credo che sia molto semplice che tu vai là, reciti e via. Cioè, Vabbè. come? Vabbè, però se pensi che ci sono telecamere, autori, cioè c'è tutta una gente attorno che ti guarda. È una cosa L'ansia. incredibile. Adesso posso parlare qualche volta di oggi, di così. Oggi è completamente differente oggi. Uno c'è la sua camera, ci sono tre persone sul set. Io mi ricordo dei film con. Mi ricordo una scena con Mona Pozzi, un film di Mona Pozzi, Cicciolina. C'erano, non lo so, quasi 50-70 persone così intorno, i statisti, si chiama così, no? Quelle che fanno la commedia, che non fanno il sex, erano tutti così. Lei era seduto su una poltrona così come una diva. E tutti attori, io, il vostro Rocco Siffredi, Malone, Roberto Malone, un grande attore, simpatico, e poi altri attori. Eravamo qui davanti a tutti, così era difficile, non era facile. Oggi è tutta un'altra cosa perché è arrivato le cose che aiutano. Io Esatto. mi ricordo. Alla mia età era molto difficile, se la ragazza non ti piaceva, scusate, No. era difficile, sì, ma Però sono potuto, abbiamo potuto, non mi piace parlare solamente di me perché ho conosciuto degli attori bravissimi, bravissimi, veramente degli attori bravissimi, poi. Se avete voglia, parliamo un po' di attori anche perché parliamo delle donne. Ci sono degli attori bravissimi, bravissimi. Ma Sì. le donne erano belle anche, belle. Sappiamo, ma è successo durante la tua lunga carriera qualche aneddoto divertente durante le registrazioni? Sì, sì, mi è capitato di mi divertire e mi è capitato di. Io provavo di essere un buon attore, far ridere la gente, ma quando non mi piaceva facevo
la gente pensava che mi piaceva, è normale. Ma comunque ho avuto molto rispetto per questo mestiere che mi ha fatto crescere come un gentleman, mi ha fatto andare davanti, mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto conoscere delle cose che io ero cameriere una volta, no? Era impossibile di conoscere questa vita, che ho conosciuto, essere questo classico. Si comincia un po' tutti così, no? A servire tavoli e poi sì. Si cerca, insomma. Sì, poi sì. Senti, fra i tuoi film, ne hai fatti diversi anche in costume. Ce n'è qualcuno che te ricordi in maniera particolare? Allora, in costume ho fatto tutti i film, da Hamlet a Aladdin, Zorro. Ho anche fatto una parodia del film di Anthony Hopkins, quando è il pazzo così. Le ho fatto tutti i film, perché avevo un po' questa faccia che si cambiava facilmente, penso. Mi prendevano per fare tutti questi. Quando ho fatto Aladino, ero con Rocco a Manila, in Filippina, con degli italiani. Bravi, bravi, le salute, se guardano questa video, ci siamo persi di vista. Ma a proposito di questo, abbiamo un breve video da farti vedere, vediamo se lo ricordi pure tu. Or ve narrerò un accadimento vero. Ancor rammento la prima volta che venni qui. Eh sì, ero un giovine assai prepotente ed anche alquanto schizzinoso. Ehi, oste della malora, occorremi un'eternità per iniziare lo pasto. Vammo a ducare altrove un'altra volta. Chiedo venevo, signoria, la vostra pasta con i broccoletti. Un'ora che attendo. Che mai veggio? Che bello. Sì, che bello. È incredibile. Questo era il Decamerone, no? Ma tu ne hai fatto altro. Questo doveva essere il Decamerone, ma in realtà sì, ne avevi fatti tanti. Ma dottor Fausto, mi ricordo dove ero, un bel posto. Non ho molto cambiato, E parlavi benissimo già da lì italiano. No, in Italia ho dei ricordi, penso, non è perché siete italiani, ma devo dire che a me l'Italia mi ha dato molto. Mi sono trovato molto bene in Italia. Ho vissuto a Roma 3 anni, quando lavoravo con Ilona. Stavi in centro, o ricordo male? Alla via della Cameluccia. Quindi proprio in centro. A Roma, sì, e poi a Roma andavo e mi ricordo che la gente sapeva chi ero io nella mia squadra, tutti. Certo. E tutti eravate molto bravi con noi. Che vita! Una vita come una star di Hollywood, non ve lo dico la verità. Io andavo. Lo sappiamo. Come? Lo sappiamo benissimo. Infatti, tu hai una carriera così ricca che hai vinto anche tantissimi premi. Ma te ne ricordi qualcuno in particolare? Allora, questa foto è meravigliosa. Questa foto è meravigliosa. Con siamo sempre signora, nei primi anni 90, no? Sì, prima è 80, 88. No, 90, perché c'era mia fidanzata, che la madre dei miei bambini, Andrea, ma con il signor Rocco Cifredini, una foto oggi
oggi di sapere chi è Rocco Siffredi. E una volta gli ho fatto il braccio così, voglio dire qualche cosa, che ero vicino di Rocco, un bravo uomo, sì, un bravo uomo con David, il francese. Ah, sono degli attori questi che fanno sognare, questo. Mi fa molto piacere, mi ricordo. Ah sì, 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 bravo. Siete bravi di mi far ricordare tutti questi buoni momenti. Eh sì, sì, siamo qui apposta. Allora, prima abbiamo ricordato Moana Pozzi, insomma, come una grande star e tutto il resto. Ci sono anche altri attori che purtroppo per malattie o per altre questioni sono scomparsi. Ne vuoi ricordare qualcun altro che ti viene in mente? Che ci ha lasciato, degli attori? Veramente, sì. Nel mondo? Nel mondo? Sì, tutti quelli che hai conosciuto. Ho avuto la fortuna di conoscere tutti, perché quando ho iniziato io era più o meno l'inizio della pornografia. Ho conosciuto tutti questi americani famosi che venivano a girare in Europa, come John Holmes, Joey Silvera, John Leslie, Tom Byron, l'altro che ho dimenticato, che ho lavorato tanto con lui, c'ha il suo whisky adesso, con i capelli. Ho fatto tanti film con lui. Un po' grasso. Che è Ron Jeremy? Sì, Ron Jeremy, bravissimo, Ron Jeremy, grazie. Peter North, tutti quelli famosi americani che... Loro però ricordiamo su tutti in vita, eh? Quindi, sì. È John Leslie, quello che insomma è scomparso prematuramente una dozzina di anni fa, credo, 2010. E poi insomma purtroppo anche altre... Quindi anche spesso giovani, anche Angelica Bella è venuta a mancare. Angelica Bella, Erika Bella, tutti questi ungheresi che erano favolosi, che erano bravissimi. Delle foto belle. Angelica Bella è... Angelica Bella ho avuto la fortuna di lavorare molto con lei, perché ha avuto un contratto con un italiano che si chiamava Un Bravo Uomo, veramente ancora un bravo uomo, non voglio dire, ma che si chiamava Giorgio Grande, un grand gentleman, un produttore, ma un po' differente dagli altri, perché era un po' timido questo produttore, no, non andava da parlare alle ragazze così, metteva i guanti, ma tu puoi fare questo per favore, sarà due o tre posizioni, veramente un gentleman, veramente, perché boh, in Italia tutti come Mario Saglierico, molto lavorato con lui, che lavorava sempre con sua moglie, Mario Saglierico, un gran gentleman, un gran top, un napoletano con la barba così, 1,85 m, 1,88 m di muscoli, un uomo così davanti, bravissimi, erano tutti bravi, ma ho conosciuto i vecchi, Carlo Real, che ha avuto un accidente, è morto, produttore di Cicciolina, Carlo Real, ma tutti bravissimi, ma in Germania anche, in Germania ho avuto tanto, tanto, tanto rispetto, ho conosciuto delle grandi persone in Germania, bravissime. Teresa Orlowski era tedesca. Ho iniziato, io vi dico una storia, la prima scena di Teresa Orlowski l'ho fatto, perché il suo marito, che Hans Moser, mi ha chiamato a Parigi e siamo andati, lei aveva una grande Mercedes Cabrio, siamo andati vicino di un fiume e ero giovane, ero tanto impressionato di questa donna che era meravigliosa per me, penso un po' un bambino di... non lo so, 24 anni, arriva una donna così, ma tutti la conoscono, ma io l'ho conosciuto adesso, l'ho conosciuto quando era giovane, un corpo incredibile, una faccia, una bellissima donna, ma ho detto al suo marito, ma dillo che non mi tocca, perché tutte le volte che mi tocco voglio divenire, te lo dico la verità, ero tutto così, quando lui mi ha detto, adesso deve girare,
avevo paura, era bellissima, no? Ho avuto dei momenti, ho avuto la fortuna di conoscere tutte queste grandi star, d'Oliver Stern anche, in Germania, che era un'altra, un po' come Teresa Orlowski, che ha avuto un contratto con un grand uomo, Dino Bomberger. Perché Dino Bomberger era un tedesco che mi ha detto: tu farai i tuoi film. Ero il primo attore, penso, beh, sicuramente in Europa il primo, che ha fatto film come produttore, perché lui mi ha detto: ti amo, Cristoforo. Lui mi amava, per lui ero il più bell'uomo della terra. Veramente mi ha detto: voglio fare Clark Entrenchment con te. Allora li abbiamo fatto, e Ilona mi ha detto: ah, hai questo contratto, Cristoforo, vai a Budapest, ci sono delle belle ragazze. E io, perché io non conoscevo, ho preso l'aereo e sono andato a Budapest e ho provato di incontrare qualcuno che aveva delle ragazze. Il buono non era Budapest, le ragazze facevano foto, no? E ho iniziato così come attore, produttore, e tutti sono venuti dopo a Budapest, Marc Dorcel, gli italiani sono venuti, tutti. Sì. Cristof, come pensi che sia cambiato il mondo che tu conoscevi rispetto ad oggi, no? Proprio il business, quindi tutto quello che tu hai conosciuto è come se non ci fosse più sostanzialmente, con l'avvento di internet, con no, anche con piattaforme tipo OnlyFans. Sì, no, una volta era il porno era molto più difficile, una volta, perché una volta il porno si faceva davanti a una camera con una squadra, arrivava sul set, se tu arrivavi su un film che già l'attore era Rocco Siffredi, guardava e faceva: oh, il porno si fa così, il livello è molto alto. Sì, no, per dire, no, con molto rispetto, è la verità, perché ho lavorato molto con lui. Certo. Oggi tutti fanno il porno, oggi prendono la camera e fanno il porno. L'internet ha cambiato tutto, adesso è meglio o non è meglio, ma io penso di avere tante cose sul mercato, ma ammazzare il mercato, io penso adesso. Penso che il porno ha molto cambiato, perché adesso quando vedo dei giovani che vengono, io non voglio che dicono: oh, tu sei Cristoforo. No, io non voglio niente, io le rispetto molto e do sempre aiuto. Fate attenzione, perché è un mestiere difficile. La vita sarà difficile dopo anche, perché è un mestiere dove si guadagna un po' di soldi, per dire che nel privato è più difficile, se uno non ha fatto scuola, capito? Avete capito? Avete capito che io un avvocato non l'ho mai visto nel porno, per dire. Certo. Uno che studia bene ha tre cose da fare. Non voglio dire che quelli che fanno il porno sono della gente un po' persi, no? Hanno deciso di fare questo mestiere e una volta provavano di fare bene questo mestiere per andare davanti, perché per diventare un attore, per diventare. E io sono, ho cresciuto, ho avuto la fortuna di crescere di fronte a quelle che è diventato l'uomo della situazione per sempre, Rocco Siffredi. Ho cresciuto con questa persona, no? Ho avuto la fortuna. Oggi i giovani non hanno la fortuna di iniziare con un pezzo, perché certo. Ci sono tanti. C'è un altro in America che si chiama Manuel Ferrara, è un altro pezzo. Allora, se hanno la fortuna
Io Manuel l'ho conosciuto sul mio set quando ero produttore, lui era attore. Ho visto che era un bel uomo, dotato, tutto, e gli ho detto: senti, il porno cominciava un po' a cambiare qui in Europa. Gli ho detto: prende la valigia, vai in America a te, perché tu sarai meglio vicino di Hollywood che qui. E lui è andato in America, adesso è diventato Manuel Ferrara. Quindi dalla Spagna è riuscito. Come? Dalla Spagna, perché lui è spagnolo, Manuel Ferrara, o sbaglio? No, è francese. Ah, è francese. Okay. È un francese, sì. Quindi un francese. Grazie al tuo consiglio ha seguito questi... No, ma veramente mi dispiace, perché oggi è un altro pezzo, come Zeffredi, un grande uomo in America, Manuel. Ma è la verità, lavorava per me, gli ho detto... Perché io avevo molto amore per tutti questi attori, perché ho avuto la fortuna di entrare nella squadra di Rocco Siffredi, John Leslie, tutti questi attori famosi che John Stariano ha preso con lui, perché John Stariano aveva un edit in America e ha voluto il mio attore nel mondo, le ha fatto venire per fare una squadra incredibile. Rocco Siffredi, Nacho Vidal, tutti questi americani, tutti questi nomi famosissimi. Sì. Senti, ma prima dicevi che grazie al tuo lavoro hai girato molto, no? Hai avuto la possibilità di visitare tanti luoghi, no? Ecco, quale luogo ti è piaciuto di più visitare e quale invece ti piacerebbe andare, che ti è mancato, che non hai ancora visitato? Posto, dici? Sì, il posto. Beh, ho viaggiato molto per il porno, ho viaggiato molto. Mi ricordo che una volta ho viaggiato in Israele. Penso che sono il primo che ha fatto un film porno in Israele. Questo è incredibile. Siamo andati qui 1980, non mi ricordo bene, ma poi ho girato un po' dappertutto, ma ho avuto molto, mi è piaciuto molto andare in America, perché l'America per un giovane rimane un po' il paese, l'America era un po' differente, bisogna dire, in 1990 la vita era differente, la gente giocava di più, penso, in America ho avuto dei ricordi incredibili quando andavo qui, perché per il cinema normale, pensa, come cinema hard, l'America rimane il posto dove tu devi andare a girare. Okay. Un attore anche di cinema normale, un attore che fa sempre i film qui non va a diventare, si ha la possibilità di dare la risposta a Michael Douglas, l'America rimane sempre, e per un attore che faceva questo mestiere, il porno, era la stessa cosa. Quando ho conosciuto tutte le star americane delle anni 80, 90. Ero innamorato di una. Oh, non mi ricordo il suo nome. È anche venuto a mi vedere a Parigi. Una bella bionda. E io, sempre innamorato, vero? Sì, sì. Innamorato della vita e dell'amore. Come? Sì, no. Delle cose belle. Senti, prima ci hai parlato appunto del tuo grande amore per l'Italia, ma noi sappiamo che hai anche un altro amore, no, per un altro paese, che è Cuba. C'era qualche altra storia, non so, un'etichetta, qualcosa, una label, c'era un progetto a Cuba? A Cuba è un sogno, perché io sempre ho fumato i sigari da quando avevo 18 anni. Dentro tutti i film avevo sempre un sigaro, una cosa.
E mi ricordo che c'è una persona in Svizzera che voleva veramente fare il mio sigaro, perché ha detto: Playboy ha creato questi sigari, ma sono sigari di merda, per dire. Lui voleva veramente fare 4-5 modelle e provare di fare il sigaro per lui e il sigaro per lei, e i sigari di Christoph Clark, come ti offro la scatola dei sigari di Christoph Clark, voglio dire, un sigaro di piacere, perché un sigaro è come una donna, se tu lo tratta bene ti darà molto piacere. Io guardo dappertutto dove sono andato nel mondo, anche da solo, esce il sigaro, me lo taglio, mi metto su una terrazza, fumo e sogno, ve lo giuro, il sigaro mi ha dato piacere come le donne mi hanno dato piacere, la stessa cosa. E poi non l'abbiamo fatto, siamo andati a Santo Domingo, siamo andati qui, non si è fatto. Allora, se uno voglio fare il sigaro di Christoph Clark, sono sempre qui. Chi lo sa, mai dire mai, si può sempre realizzare questo progetto. Tutto può succedere, eh? Tutto può succedere nella vita. Scusate? Ho detto tutto può succedere. Beh, io penso che il migliore deve arrivare per me, perché non ho avuto per la mia grande carriera che ho fatto, per dire, no? Mi dispiace di dire questo, ma ho conosciuto tutte le generazioni, per dire, ho avuto una carriera grandissima e non ho avuto la fortuna di avere qualche cosa per me, per dirti, in quello. Quello ha fatto qualche cosa, no? Perché ho fatto qualche cosa. Ma c'è il signor Sifredi che mi ha ringraziato perché ha fatto una cosa su Netflix e mi hanno chiamato anche se non ho fatto quasi niente, ma di avere, per dire, una commedia, piccola commedia su un film di un grand'uomo così, che è un po' Mister Porno, voglio dire qualche cosa. Allora lo ringrazio qui, ti ringrazio Rocco, mi ha fatto molto piacere, perché speriamo che qualcuno dirà: c'è un'altra persona che può darsi, perché la mia vita è... Non posso dire, nella mia vita ho fatto delle cose che pochi nel porno fanno, perché non mi piaceva andare. Non abbiamo dubbi che la tua vita sia stata molto avventurosa, piena, hai vissuto quegli anni che erano gli anni, diciamo, del boom di questo genere, no? Hai conosciuto anni fortunati, un grandissimo business, hai conosciuto delle donne bellissime, no? Quindi sei stato veramente il protagonista di quegli anni d'oro di questo genere. Grazie signora, no? Grazie. È vero? Sì, perché non mi va di dire. Dici signora, Christoph, ti perdono che mi dici signora. No. Mi ha fatto molto piacere, perché è difficile di parlare per la sua persona. Io mai ho avuto la puzza sul naso, mai mi sono sentito qualcuno. Può darsi per questo che non sono arrivato a diventare qualcuno, veramente, perché... Sei sempre stato umile. Sì. Tu mi dicevi dei premi, le ho avuto tanti, non ho uno a casa. Non è che non rispetto questo, ma va bene. Tutto questo va a rimanere per me un gran ricordo, ma sono sempre qui perché il 9 febbraio faccio 66 anni e sono sempre qui.
portati benissimo, diciamo, Grazie. Allora, non ti dico signor, non ti dico signor, grazie a te, sei molto brava, sei molto brava. Grazie, veramente. Grazie. Portati stupendamente. Senti Cristoforo, ma tu parteciperesti a un reality tipo Il Grande Fratello oppure L'Isola dei Famosi, che magari è un pochino più movimentata? Con piacere, con piacere, mi piacerebbe, perché è questo che ho detto prima, quando parlo con mio padre, perché mi rimane solamente mio padre, con cui ho viaggiato, è venuto con me a Las Vegas, anche ha visto a Cani, le ho dopo, ha tutto visto. Lui mi ha detto, tu eri un po' qualcuno, figlio mio, ti devo arrivare qualche cosa anche a te, no? Però tu quale preferisci stare, non so, ti dà magari fastidio stare chiuso per dei settimane intere in una casa, o preferisci qualcosa di più avventuroso come l'isola? Qual è la cosa che più... Beh, ho bisogno di parlare con il produttore, di vedere se mi sento bene. Se mi sento bene, dico sì per il prodotto. Se non lo sento, dire... Non è che lo voglio fare per essere davanti allo schermo così, oh, no, se non lo sento è meglio di dire no che di essere come un stupido. Se lo sento, dirò sì, perché no, perché mi piace, perché mo, perché sono un gentleman. Sì, è difficile di fare 40 anni di FIMX e di rimanere un gentleman, è difficile. Allora, se mi posso permettere, Mona Pozzi era una donna, io un gentleman. Bravo. Ti dico la verità. Sempre sul mio set ho trattato le ragazzine bellissime. Come si è, non voglio dire come si erano le mie figlie, ma quasi, con molto rispetto. Con affetto, con rispetto. Certo. E sì, ho avuto un momento di... Perché qualche volta sono andato a dire scusami, questo è per te, scusami, perché può capitare che uno un po' ha dei problemi. E non è facile chiedere scusa, non è facile chiedere scusa, molto difficile. A me piace dire scuse, perché ho visto che intorno di me la gente ha... Difficile per loro di dire scusa, ma qualche volta, sì. Anche se tu sei un attore, che lui davanti a un grand'uomo si è sbagliato, deve dire scusa, perché scusa fa partita della vita, della certo. Dignità di un uomo. Certo. Senti Cristoforo, proprio perché tu sei un gentleman, no? Riguardo alla violenza sulle donne, che spesso si parla in televisione, si parla anche sui social, eccetera eccetera, cosa pensi di dire di questo tema? Mi viene la voglia di piangere. La gioventù oggi ha cambiato molto, non lo so, si è perso molto cortesia davanti alle donne, ma anche davanti alle persone più anziane. Sì. Anche, e non lo so, penso che io veramente penso che l'internet ha fatto un po' dei danni. Io penso. Un po' di danni. Io penso, perché tanti si fanno delle... Anche stasera ho visto in televisione che tutti questi giovani che si piccano, ma donne, ma ragazzini con delle ragazze, e poi si filmano così per mettere la cassetta su TikTok. Io penso che tutto questo deve essere proibito, veramente con grande punizione, perché quando l'uomo comincia a mancare rispetto alla donna, voglio dire che il mondo va male. Per me, non voglio adesso stasera essere, ma sono un anziano e voglio dire che anche se ho fatto porno, ho sempre rispettato tutte le donne, anche quelle che
pensavano che ero un porco perché facevo il buono, c'era, no, è un mestiere. E la donna per me rimane il miglior amico dell'uomo, perché una, tutte le donne, se tu sa parlare con loro, scusate che l'italiano qualche volta lo dimentica, no, che parlo benissimo. La donna è sempre aperta a un discorso, è brava, una donna è molto brava, sono brava. Anche le ragazze di oggi, ma oggi l'internet ha un po' cambiato tutta questa cosa, perché ci sicuramente gelosia, non lo so, ma sì, diciamo che sicuramente ci sarà questo problema. Meno educazione c'è, soprattutto in partita a casa, e meno rispetto c'è per le donne, infatti si sente ormai nei giornali, nei telegiornali e così via. A me questo, io penso che la fine di tutto comincia così, con questo manco di rispetto per la donna, per io penso che andiamo dentro un futuro, lo vedi molto nero, lo vedi, perché si dimentichiamo da dove veniamo, sì, da dove arriviamo. Ma oggi le cose cambiano molto oggi, e per chi ha dei figli tutto. Insomma, è un po' preoccupante, no, lasciare questi figli in questo mondo che va sempre più, insomma, molto sempre preoccupante, sì, è vero. Esatto, senza, esatto, controlli. Ma attenzione, ci sono famiglie che danno molta educazione ai bambini, molti, molti dappertutto, non solamente in Italia, Francia, ci sono famiglie che fanno attenzione, bisogna essere dietro, ma siamo dietro i bambini, ma non possiamo essere dietro agli adulti, come 50 anni fa, come il nonno era dietro il suo figlio. Una volta non si mancava di rispetto a nessuno, né alla sorella, alla zia, al vicino, a nessuno. Oggi giovane, oggi io sto parlando adesso, può darsi che c'è un giovane che va a guardare la trasmissione e va a dire: ma che cazzo vuoi quel vecchio qui? Sì, ma il vecchio ti dà il buongiorno, speriamo che tu vai arrivare a 66 anni come me. E io ho la fortuna di mi invecchiare con molto salute e con molto felicità, perché posso oggi guardare una donna così, la vedi bella, la voglio, ma e la rispettare, perché ho avuto tutti questi anni, quando ero giovane ho fatto le cose, no, non solamente nel porno, nella vita privata, ho, certo, avuto delle amiche, ero un bel, certo, ragazzino, ho fatto le cose che doveva fare, oggi mi posso un po' rilassare, oggi mi va di più di parlare, di essere, di trovare le cose difficili. La donna che mi dirà: ma chi sei? Scusate, ma non voleva, signora, non voleva mancare di rispetto, solamente gli volevo dire: sei una bella donna, sei, ci sono delle belle donne. Ho visto uno su Instagram, non lo conosco, che filma per strada la gente italiana, gli uomini, le donne, e si vede, perché in Italia c'è la moda, c'è questa classe, a me in Italia mi piace, mi mettere su una terrazza, ve lo giuro, un po' da sola per non disturbare, perché c'ho il sigaro, certo, e c'ho i miei occhi che godono tutta la giornata di vedere come uno si è vestito, come uno va a camminare con la sua madre, la prende così per braccio, due uomini tengono così come due amici, due o tre donne bellissime che fanno le spese. Ma voi, ve lo dico la verità, perché l'avete sentito, io sono innamorato dell'Italia, veramente. Sì, sei mezzo italiano, quindi questa cosa la senti, ma penso essere il francese
cioè, rispettate di più l'Italia. Mi piace mangiare, mi piace tante cose. Mangiare, godere, fare vita, e in Italia si fa bene la vita. Si fa bene la vita. E non può dimenticare, quando ero giovane andavo dentro il ristorante molto famoso italiano, mi veniva il patrone e mi faceva: non hai dimenticato che c'è la testa da qui, può mangiare, eh? Da noi si paga solamente il 50%, ma lo sai, eh? Grande ristorante, ero tutto giovane. No. Senti Cristoffo, una curiosità, sappiamo che alcuni attori, tra cui Jenna Jameson, americana, Jerry Butler, anche lui americano, hanno scritto, e altri, hanno scritto le loro biografie. Hai mai pensato di scrivere un libro sulla tua vita? E se sì, quale potrebbe essere il titolo? Vi dico una cosa, pochi hanno iniziato con me nel 1980, hanno avuto una carriera come me e una vita come me, perché io ho goduto la vita, ho viaggiato, ho speso i soldi, ho fatto delle cose incredibili, ho conosciuto della gente incredibile. Una volta mi trovo a Beverly Hills davanti il dove Stallone, Schwarzenegger vanno a prendere il sigaro, questa casa che solamente la patente si chiama per l'anno $50,000 solamente per andare dentro, il biglietto per l'anno. Ero così fuori, così c'è qualcuno che mi ha riconosciuto, avevo il sigaro, non si può entrare, mi ha fatto: tu sei Cristoffo, lo so che è proibito perché non ho la tessera per entrare dentro, ma mi piacerebbe tanto, mi ha fatto entrare, mi ha dato sigari, e io ho visto tutti questi box, perché Stallone c'ha il suo box, Stallone che mette i suoi sigari dentro, tutti quelli nuovi americani, perché hanno tutti le loro, come si chiama questo in italiano? Box, no? Non lo so. Sì. Che hanno tutti questi armadietti dove mettono i loro sigari ben dentro, e sono rimasto qui un'ora, due ore. Ho avuto dei momenti incredibili. La mia vita. Quindi lo scriveresti tutto quello che tu hai vissuto? Comunque faresti un libro? Ne faresti una memoria? Ho fatto tanto. Hai bisogno di una persona che mi aiuta. Perché attenzione, La Ross, testa ti offri. Non è che ce l'ho a 100% la testa, perché se l'avevo la testa a 100% non facevi il porno, eh? Ero un giudice, ero un avvocato, ero una persona, era grande, ho fatto il porno. Ma ho scusa scelto... Cristoffo, però scusami se te lo dico, ma qualcuno pur doveva farlo il porno? Come si dice, era un duro lavoro, ma qualcuno bisogna farlo. Cioè, scusami, se non eri tu era qualcun altro, quindi è un lavoro come tanti altri, quindi ma io sono molto fiero di la mia carriera, è bellissima, perché non ho mai avuto problema. Quando è arrivato l'AIDS mi ha fatto molto paura, ero produttore, ho fatto molta attenzione per le mie attrici sul set, sempre le portavo sempre alla... c'è un laboratorio a Budapest, certo, dove... erano controllate. Sempre ho fatto molto, non lo sanno, perché una volta a Parigi, e questo mi è venuto in testa adesso, una volta c'è una a Parigi, non voglio dire il suo nome, che ha tutte queste discoteche famose e tutto, anche in America ce l'ha, ero qui con delle cieche perché facevo un film su delle ragazze con i tetti grandi, naturali. Avevo quattro ragazze con me, tipo di bellissime, nella discoteca, e lo il sole. C'è una che si è avvicinato, che mi girava intorno, non voglio dire il suo nome, veniva. No, non lo diciamo. Veniva dal cinema normale, si è seduto, mi ha fatto: tu sei Cristoffo. Io ho visto che lui voleva parlare, ho detto: ti offriamo un bicchierino. Una coppa di champagne per... Sì, una coppa di champagne. Ma lui mi ha detto una cosa che mi è rimasto qui e che vi ho detto prima. A me non mi è mai capitato niente. Ma lui mi ha detto:
non ho capito, quando fanno queste pubblicità sull'AIDS, su tutte queste cose, non ti prendono a te. Perché prendono delle persone fuori del mercato, non so chi, attore, per fare queste. Perché se volete essere Rocco Siffredi o Christophe Clark, bisogna fare attenzione. Certo. Perché noi siamo qui a quasi 60 anni perché abbiamo fatto attenzioni. Sì, scusate, abbiamo fatto attenzione per la vita, l'abbiamo goduto la vita, ma abbiamo fatto attenzione per noi e per gli altri. Perché uno non fa attenzione solamente per la sua persona, anche per gli altri. Bene, Christophe, allora siamo quasi giunti al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Ti ringraziamo tantissimo per aver condiviso anche momenti molto intimi della tua vita e ti volevamo chiedere se volevi lasciare un messaggio, un saluto a tutto il pubblico italiano e non che ci sta ascoltando. Il pubblico italiano, anche la squadra dura, deve sapere che c'è un francese che si chiama Christophe e che vi amo veramente. Io amo l'Italia, io amo veramente l'Italia, sono innamorato di tutti i ristoranti d'Italia, di voi. Quando vado in Italia vi guardo così, guardo tutti gli italiani perché tutti hanno qualche cosa, anche quel con il Vespa ci avrà qualche cosa, ci avrà questa cosa rossa, le scarpe gialle, il giubbotto, non lo so, hanno tutte l'Italia, il paese. Per me è un paese. Vi ringrazio molto, voi italiani, perché mi avete dato molto a me. Ho vissuto in Italia e... Noi ti ringraziamo ancora. Sono un po' sentimentale quando uno mi parla dell'Italia, perché l'Italia è un bel paese. Noi ti aspettiamo nel nostro paese. Se vieni in Italia, ci facciamo un caffè, un piatto di spaghetti, lasagne, una pizza. Tutte le cose belle. Una pizza. Speriamo essere un giorno in Italia, su del mio studio, non lo so, la televisione, e devo dire a tutta l'Italia: che bel paese. All'Italia veramente un bel paese. Allora signora, buona posta, mi ha invitato, quando vado in Italia lei mi inviterà a una pizza a qualche parte? Assolutamente sì, sarà bella, ovviamente. Sarò molto contento. Sono consapevole dei miei limiti, mi amo molto. Però, insomma, una pizza, un piatto di spaghetti, quello che vuoi, sei assolutamente il benvenuto. E volevo dire, Rosario, tu sei una persona che mi ha sempre seguito. Ci siamo incontrati una volta e sempre hai avuto il rispetto per me e i miei bambini di mi dire buon Natale, buon compleanno e tante cose. Ti voglio molto bene e... Per lei volevo dire, ascoltare una donna parlare italiano è tutta una cosa. È un'altra cosa. È tutta una cosa. Grazie ancora Christophe per aver dimostrato ancora una volta a tutti di essere stato un grande artista, un grande performer, un grande uomo e anche un grande papà. Grazie ancora a tutti, saluti e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Vi abbiamo presentato Parlami di te, un programma a cura di Daria Graziosi, Salvatore Esposito e Rosario Paolo Saia, realizzato da The Live House in collaborazione con Mass Media Comunicazione e Miamor TV. Ha partecipato Christophe Clark. Hanno presentato Daria Graziosi, Salvatore Esposito e Rosario Paolo Saia. Musiche di Eugenia Marino. Supervisione e regia Marcello Marino. Si ringraziano Sante Cosentino e Max Di Benedetto. Video disponibile su YouTube nel canale The Live House. Iscrivetevi.